Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max, oggi è sabato ed è l'appuntamento dedicato all'oro, la consulenza oro. Come sempre, però, insomma, gli interventi che faccio io spaziano a 360 gradi, no? Perché a me piace, insomma, un po' parlare anche di tutto, anche perché avendo scritto poi la trilogia, insomma, gli argomenti di cui si può parlare sono tanti, eh. Allora ricordo a questo proposito, siccome l'ho menzionato, naturalmente saluto tutti, eh. Vedo che c'è anche Giorgio, Pavaschi, Marco, che la trilogia è ancora disponibile per chi la vuole leggere nel formato ebook, eh. Mi manda un messaggio e io gli mando il link per scaricarla. Va bene? È disponibile anche naturalmente su materiale cartaceo. E ad un prezzo a mio avviso accessibile. Ti ho mandato un messaggino, Marco, veloce perché non ci conosciamo, così almeno eventualmente se vuoi mi puoi scrivere. E ecco, dicevo, però quello che voglio fare adesso è un prezzo ancora è cara, no? Naturalmente è cara perché non si può dire che sia economica, diciamo così. Ecco, però quello che voglio fare adesso, quando sarà possibile, non l'ho fatto fino adesso perché temevo che Amazon, se non vende un certo quantitativo, Max, buongiorno, un certo quantitativo di libri, magari ti blocca, no? Pensavo una cosa di questo tipo. Siccome ultimamente non sto vendendo molti libri, materiale cartaceo, perché non ho fatto più interventi, naturalmente, no? E quindi cambierò il prezzo della trilogia, lo cambierò, poi magari comunicherò il prezzo finale perché non ci ho ancora pensato, perché tanto il ragionamento è molto semplice. Voi sapete che come persona di marketing io vi posso dire che un prodotto vale per il prezzo che ha. Ora uno può dire sì, va bene, ma te lo puoi anche vendere, proporre a 10.000 euro, ma poi chi te lo compra? Non ha importanza. Tanto io non ho bisogno di vendere quell'uno o due libri che sto vendendo adesso al mese, non mi interessa praticamente niente. E quindi come posizionamento a me mi piace, come idea, posizionarmi avendo, siccome so la validità del libro che ho fatto, ne sono cosciente, al di là del lavoro fatto, e quindi io ci darò un prezzo che sarà in linea, secondo me, col valore del libro stesso. Chiudo questa parentesi perché non vi voglio annoiare, qui non si parla di editoria, non si parla di queste cose, però ricordo che il formato ebook è disponibile se lo volete. Allora, dunque, oggi io ho diverse cose da dirvi. Sarà, per quello che mi riguarda, uno degli interventi nella sua semplicità più interessanti per quello che ho da dirvi, perché poi si parla anche di oro, no? Arrivo lì, però ci devo fare una premessa. Allora, intanto vi chiedo, c'è qualcuno che ha domande? Anche in termini molto generali, non occorre adesso, poi dopo si parla di oro. Qualcuno ha domande? Di qualsiasi tipo, ordine tipo, per esempio, io ho postato sui canali, ho anche postato un video, no, in cui si parla di questa esercitazione condotta dalla NATO con 25.000 soldati, che è un chiaro monito, no, alla Russia. Ecco, questa è prodromi probabilmente di questo benedetto intervento che prima o poi in Ucraina, ricordateci, sarà, perché il numero perfetto è il 3. E di guerre mondiali ce ne sono state solo due. Quindi c'è da colmare questa lacuna. Chi ha letto la trilogia e che si occupa un attimino di queste cose a livello numerologico, sa cosa intendo dire. Nessuna domanda? Nessuna domanda? Allora, parlando di oro, faccio una subito, l'ho postata al volo. Vi devo dire che è stata questa una settimana
abbastanza delicata per loro, no? Perché come avete visto da quello che ho postato, negli ultimi 60 giorni ha perso un bel po' di valore. E questo è probabilmente ancora da ricollegare all'apprezzamento del dollaro. Infatti, se vedete, ultimamente il dollaro si è apprezzato perché il Congresso americano ha approvato il debito pubblico, che è un assurdo, no? Se ci pensate, come se il governo italiano si dovesse, il Parlamento italiano si dovesse riunire per approvare il debito pubblico italiano. Cosa ridicola. Comunque, siccome in questo caso loro, diciamo così, dal punto di vista giuridico hanno i diritti o pensano di avere i diritti sul dollaro, cosa sbagliata, perché come sappiamo il dollaro e la Federal Reserve sono istituti privati. Comunque, formalmente si sono riuniti ed hanno approvato il debito pubblico americano, che non sanno nemmeno quello che è. Quindi questo ha diciamo, rassicurato i mercati per quello che riguarda il dollaro, e quindi il dollaro si è apprezzato nei confronti dell'euro e si è apprezzato anche nei confronti dell'oro, perché sappiamo che le transazioni vengono fatte tutte in oro, e quindi se l'oro va su, il dollaro va giù, cioè se il dollaro va su, ovviamente il prezzo dell'oro va giù. Quindi direi che è una cosa fisiologica quella che sta accadendo, niente di preoccupante, però deve invogliare a investire in oro. E come abbiamo detto ormai tante volte, il trend sarà quello poi di qui alla fine dell'anno, soprattutto se dovesse scoppiare il conflitto, di ritornare su alle 65 ed oltre. Quindi tutti coloro che sono interessati in questo momento veramente a fare qualcosa, direi di farlo ora, prima dell'estate, perché con l'estate e l'autunno non si sa quello che può succedere di tutto, come sappiamo. Allora, io avevo pensato di leggervi delle cosine che io ho letto, ho finito la lettura del libro che mi è stato gentilmente donato dal professor Cesarini, che si intitola Oro, 6.000 anni tra la storia e leggenda della Polis Edizioni. Che ricordo, potete anche contattare, il libro è disponibile. Lo trovate in rete, lo potete comprare, insomma, bisogna un attimino ognuno di noi e capire che deve fare il proprio lavoro. Questo purtroppo ci siamo dimenticati di questa cosa, ci siamo laureati, abbiamo messo la laurea o quella specializzazione, la licenza ottenuta al muro. E l'abbiamo tenuta lì e abbiamo poi cominciato a vedere la televisione. Siamo stati tutti imbambolati da questo schermo, e che ci ha detto tante cose nel corso degli ultimi 40-50 anni, però alla fin fine ci ha soltanto fatto un grande lavaggio del cervello e ci ha impedito di pensare con il nostro. Allora, io mi sono evidenziato sul libro, sapete, quando si prende degli evidenziatori, no? E si evidenziano alcune cose. Naturalmente, ora non voglio starvi a leggere tutte quelle parti che ho evidenziato, perché diventa troppo pesante. Che cosa è venuto fuori? No, facciamo una cosa in sintesi. Che cosa è venuto fuori a questa lettura dell'oro? È venuto fuori due o tre cose fondamentali. La prima è che l'oro rappresenta la deità, cioè la trasposizione, se si vuole, del Dio Sole, che io tratto nella trilogia, quindi a livello cosmico, a livello terreno, perché siccome l'oro ha la stessa valenza, no, come colori del Sole, evidentemente gli antichi hanno pensato che Dio
fosse venuto in terra e si fosse materializzato nell'oro. Ecco perché automaticamente è diventato poi un bene di lusso, anche perché hanno capito bene, un bene speciale, con un valore esoterico, spirituale, speciale. Hanno visto anche in tempi passati che non era come il ferro che si poteva lavorare e poteva servire per cacciare e per fare le guerre, perché con l'oro non ci fai praticamente niente. Non era come il rame che poteva avere delle qualità simili, o come altri metalli che potevano essere in un certo senso lavorati e utilizzati, e quindi l'hanno scelto proprio a logica e non serviva. Va niente, aveva gli stessi colori del sole, l'hanno utilizzato poi come materiale da donare, no? ai vari dei questo è successo anche a Roma, è successo un po' tutte le parti, naturalmente il libro c'è tutta questa storia, quindi ovviamente in Egitto eccetera eccetera. Ora, nella vita moderna queste cose qui non si mette più l'oro nelle tombe, come faceva una volta, si usa e lo usano comunque con un principio diciamo similare, perché continuano a venerarlo, la parola sarebbe questa, cioè a livello soprattutto esoterico iniziatico. Elena, buongiorno, sto parlando, c'è un microfono aperto. Marco, hai un microfono aperto, per cortesia chiudi il microfono. Ecco, scusate, devo silenziare Marco perché mi sembrava avesse un microfono aperto. Allora, Elena, buongiorno. Sto parlando del libro che ho letto. Insomma, per arrivare al punto, oggi si continua a venerare l'oro, praticamente accantonandolo, no? Cioè, si compra e si mette in un cavo, si compra magari un oggetto d'oro e si tiene in aria, in casa, sto parlando dell'elite, no? Cioè, la venerazione è una venerazione moderna, è una venerazione di possesso dell'oro, no? più di quello di donazione e come venerazione al Dio Supremo. E poi naturalmente anche dal punto di vista simbolico, perché è il secondo aspetto che si trae dal libro, perché molte rappresentazioni, per esempio c'è una specie di medaglione a forma ottagonale, che è stato fatto e donato allo zar Nicola II, in cui c'è rappresentate le aquile bicefale, no? Che sono il simbolo anche del 33° grado del rito scozzese, dei consigli supremi. Quindi, volendo, in tempi più recenti, l'oro è stato utilizzato anche sotto questo punto di vista qui. Mi fermo qua, ci sono altre cose, insomma, però mi fermo qui. Ma la cosa più importante, io l'ho letta alla fine del libro, che è quello di cui volevo parlare oggi. Io sul canale ho postato delle foto. Se c'è qualcuno che è in contatto, è davanti al computer, può aprire Telegram e vede delle foto che, ecco, come supporto tecnico si può, siccome io non posso proiettare delle foto su Telegram, però si può usare, no? In questo caso qui delle foto che ho postato. Ho postato la foto per chi può ed è davanti al computer, lo prego o la prego di andarsi a vedere le foto che ho postato e in particolare di selezionare quella che io ho evidenziato in giallo, con l'evidenziatore, che adesso vi leggo. A un certo punto, a pagina 254 del libro, si legge: alla metà del XX secolo questo sogno riuscì finalmente a realizzarsi. Ora
capite che cos'è. La produzione artificiale dell'oro non presenta più alcun problema tecnico per gli scienziati moderni. In una conferenza sul tema della moderna alchimia, il chimico e fisico nucleare Otto Hans spiegò il significato fondamentale delle reazioni nucleari. Dice, virgolette, la pila di uranio è la pietra filosofale, scusate, Non si sente più, Massimo. filosofale, mediante la quale quasi tutti gli elementi della tavola periodica possono essere attivati artificialmente, chiuse virgolette. La produzione artificiale dell'oro in un reattore nucleare dimostra che l'idea degli alchimisti della trasmutazione dei metalli era corretta, anche se non sarebbero stati in grado di realizzarla con i metodi fisici e chimici disponibili all'epoca. Su questo io metterei un punto di domanda, perché non è detto non si sente più. Un peccato, era interessante. Pronto, mi sentite? Pronto? Sì, Sentite? sembra di sì, prova. Oddio, dove siete rimasti? Scusate, dove siete rimasti? Stavo leggendo, La produzione no? Duilio? artificiale dell'oro. Duilio, mi senti? Ecco, Ti sento, ti avete sento. sentito quello che ho letto? Avete sentito La quello che vi ho letto? Sì, siamo arrivati da dove leggevi dell'uranio. Ecco, allora vi rileggo la frase di Otto, che dice: la pila di uranio è la pietra filosofale mediante la quale quasi tutti gli elementi della tavola pitagorica possono essere attivati artificialmente. E io mi sono chiesto: ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire questa frase qui? Allora sono andato a fare un po' di ricerche e vi leggo adesso un'altra cosa. Eccoci qua. Allora, vediamo, partiamo dall'inizio. Otto anni, 1879, mi sentite? Sì, 1800, grazie, porta chiaro. 1879, 1900, 1968, è stato un chimico tedesco e pioniere nei campi della radioattività e della radiochimica. Viene indicato come il padre della chimica nucleare e il padre della fissione nucleare. Hahn e Lise Meitner scoprirono gli isotopi radioattivi di radio, torio, protoattino, che attinio, non so come anche esistesse, e uranio. Hanno anche scoperto i fenomeni del cosiddetto rinculo atomico, del ritorno atomico, e dell'isomerismo nucleare, ha aperto la strada alla datazione del rubidio e stronzio. Nel 1938 Hahn, Meister e Strassmann scoprirono la fissione nucleare. Tenete presente che io pensavo che la fissione nucleare l'avesse scoperta Fermi, per la quale Hahn ricevette nel 1944 il premio Nobel per la chimica. Gli danno un premio Nobel per la chimica per aver scoperto una cosa di fisica. La fissione nucleare è stata la base dei reattori nucleari e delle armi nucleari. Preciso a questo punto che più volte Emilio Del Giudice,
un ricercatore scomparso una decina di anni fa di fisica teorica fece notare, i suoi video li trovate tutti su YouTube, dovevo fare un intervento anche su lui tanti anni fa, ma non c'ho tempo fa questo. Comunque, due parole, ha più volte fatto notare che le vere scoperte sono state fatte in due maniere, o per caso, per errore, cioè si ricercava una cosa, si è fatta una prova e se ne è scoperta poi un'altra, si è fatta una scoperta che non aveva niente a che fare su quello che si ricercava. Lo dice lui, lo dico io. E ha fatto anche notare che le ricerche, le scoperte più importanti sono state fatte non dai fisici in fisica, ma dai chimici in fisica o viceversa. E questo lui lo spiega dicendo che siccome il fisico segue le leggi e le logiche della fisica e quindi non riesce a vedere le cose a 360 gradi perché ragiona come fisico, quindi ha bisogno del supporto di un chimico, in questo caso, che vede la fisica dal punto di vista della chimica e quindi con un'ottica diversa, con un'ottica più ampia e viceversa in tanti altri campi. Quindi non deve meravigliare se anche oggi i personaggi più importanti che hanno creato i social media stanno facendo soldi in finanza, ma anche in passato lo stesso Leonardo da Vinci era un autodidatta ufficialmente, no? Non era un accademico. Non sono appunto accademici, non sono professori universitari, sono quasi tutti autodidatti. Ho precisato questa cosa e adesso continuo la lettura. Anne fu da febbraio a giugno del 1933, ricordiamoci che a febbraio è quando fu la cosa buffa nella storia, no? Le coincidenze. A febbraio è un giorno, è un mese importantissimo in questo anno, 1933, perché sia in America, perché vengono eletti contemporaneamente in America Roosevelt, Delano Roosevelt, e in Germania Adolf Hitler, coincidenze della storia. Dice, nel 1933 va negli Stati Uniti e in Canada come professore invitato alla Cornell University, a New York, è stato New Yorker, e ha rilasciato in questo periodo, rilascia a Toronto allo Street Weekly, un giornale, un lusinghiero ritratto di Adolf Hitler. Sentiamo quello che ha da dire su Hitler. Non sono nazista, ma Hitler è la speranza, la speranza della gioventù tedesca. Almeno 20 milioni di persone lo venerano. Ha cominciato come un nessuno e vedi che cosa è diventato in 10 anni. Quello che come ci è arrivato, io ne ho parlato già diverse volte. Beh, continuiamo quello che dice, sentire quello che dice. In ogni caso, per i giovani, per la nazione del futuro, Hitler è un eroe, un Führer, un santo. Nella sua vita quotidiana è quasi un santo. Niente alcol, niente tabacco, niente carne, niente donne. In una parola, Hitler è inequivocabilmente un Cristo. Allora, che cos'è la pietra filosofale? Perché non tutti, no, sapranno che cos'è. Allora ve lo dico, da queste informazioni le ho tratte da Wikipedia, naturalmente. La pietra filosofale è una mitica sostanza alchemica capace di trasformare metalli vili come il mercurio in oro o in argento. È anche chiamato l'elisir di lunga vita, utile per il ringiovanimento e per raggiungere l'immortalità. È stato per molti secoli il traguardo più ambito dell'alchimia. La pietra filosofale era il simbolo centrale della terminologia mistica dell'alchimia, simboleggiando la perfezione e, al suo meglio, l'illuminazione e la beatitudine celeste. Gli sforzi per scoprire la pietra filosofale erano noti come magnum opus, che vuol dire poi la grande opera, che l'ho menzionata tante volte. Anche la pietra filosofale è la possibilità di creare, coniare oro praticamente, creare oro da altri metalli, è stata una degli obiettivi più ambiti dell'elite, ovviamente.
Quindi quando poi si va a leggere quello che vi ho letto prima, no? Che è questa notiziola che apparentemente è messa qui così in questo libro, dice che senso ha questa cosa qui. Quindi uno dei più grandi fisici della storia mai esistito ci dice che la pila di uranio, cioè quello che si utilizza in un reattore nucleare, è un po' come la pietra filosofale, mediante la quale quasi tutti gli elementi della tavola pitagorica possono essere attivati artificialmente. E adesso vi faccio una considerazione. A seguito delle mie ricerche, io mi sono reso conto che gran parte delle cose che ci vendono sistematicamente, no? Come per esempio il pericolo nucleare, l'energia nucleare, quanti anni è che si sentono queste cose e che sono fatte ad hoc, perché alla fin fine a quello che a loro interessa è riuscire a giustificare perché ci chiedono soldi, no? Quindi finanziamo noi questi progetti, con le tasse li finanziamo noi, e quindi hanno bisogno da un lato di spingere la ricerca dicendo che questi soldi vengono utilizzati per fare ricerca, quindi migliorare le condizioni di vita, e dall'altro creando bombe nucleari, cosa ridicola, e dall'altro anche instigandoci paura, no? Ricordate la guerra fredda, tutte queste cose qui. Allora, io credo che in questo caso, anche in questo caso, si potrebbe, siamo condizionali, no? Che è sempre meglio, ipotizzare il fatto che quando loro portano avanti tutti questi progetti, lo portano avanti con molteplici obiettivi, cioè la ragione vera per la quale lo fanno non ce lo dicono mai, prima di tutto. Esempio, un altro esempio, le scie chimiche. Le scie chimiche che molti non conoscono, non sanno nemmeno cosa sono, però probabilmente la maggior parte di voi sanno cosa sono. Ci sono state adesso proposte, insomma, personaggi come Marciano, eccetera, dicono che vengono fatte sostanzialmente perché migliorano la qualità della trasmissione delle onde e quindi per scopi militari. Sì, sicuramente questo può darsi che sia possibile, ma sicuramente ci sono anche molti altri obiettivi che loro si sono dati. È un po' la stessa cosa che è successa con l'11 settembre, cioè ci hanno venduto l'11 settembre come atto terroristico, in effetti quello che hanno fatto con l'11 settembre non aveva niente a che fare con i terroristi, perché gli obiettivi per cui l'hanno fatto, cioè noi, loro, chi l'ha fatto, e che non ha niente a che fare col terrorismo musulmano, erano evidentemente altri. Quindi noi bisogna sempre, quando ci troviamo di fronte a questi messaggi ripetuti, no? Il nucleare, la ricerca, il supporto farmaceutico, la ricerca farmaceutica, bisogna sempre ragionare alla rovescia, bisogna sempre chiedersi, ma l'obiettivo vero per cui fanno è soltanto questo, ci sono altri obiettivi? Allora, se questa logica, no? Questa metodologia, questo approccio che uso è corretto, mi spiego adesso come mai è così importante lo sviluppo del nucleare. È stato così importante lo sviluppo nucleare, perché è molto probabile, se poi io devo trovare una sintesi, no, per cui Otto ci ha detto questa cosa qui che è fondamentale per me in questo senso, ipotizzare anche che all'interno della centrale nucleare sono così importanti perché ci tirano fuori l'oro. Qualsiasi metallo ci metti dentro, lo bombardi, lo trasformi e lo tratti utilizzando la fisica della chimica, te lo dico così, la fisica applicata alla chimica e ai metalli della chimica, e ci tiri fuori l'oro. Ora, intendiamoci, io sono tutte queste cose, ve lo dico a livello di curiosità, non ho nessuna certezza di quello che dico, però se dovessi interpretare questa frase qui che ha detto lui, la interpreterei in questa maniera, cioè mi si è accesa la lampadina nel momento in cui l'ho letta. Allora sono andato a fare ricerca su internet e ho trovato il convegno, l'originale del convegno, che sono queste foto che io vi ho caricato, no? Che lui ha fatto alla Lindau University in Germania,
a un certo punto, invitando 36 scienziati, va bene, ti ho letto le foto, vi metto tutto, il 30 giugno del 1953. Il discorso originale è in tedesco e io purtroppo non lo so il tedesco, sono qualche parola, ma non lo so. Quindi se per caso ci fosse qualcuno di lingua tedesca che avesse la voglia di ascoltarselo, per verificare cosa? Per verificare se effettivamente all'interno di questo discorso lui pronuncia questa frase, perché ricordiamoci che le cose vanno sempre verificate, e magari altre cose che dici che possono essere di interesse, naturalmente gli sarei grato. Ora, non è che io adesso voglio dedicare tutta la mia prossima ricerca a appurare se questa cosa che creano loro, possono creare loro all'interno delle centrali nucleari, è vera o non è vera, però sicuramente è una cosa di molto interesse, anche perché ho scoperto, cammin facendo, che gran parte di quelle delle cose che dicono sulla pericolosità del nucleare, cosiddetta collegata al nucleare, è parzialmente non corretta, a partire dall'evidenza di quello che si è potuto vedere e si può vedere ancora oggi sulle cosiddette due bombe nucleari sganciate a Hiroshima e Nagasaki. E lì ci dovrebbe, secondo l'interpretazione mondiale, secondo l'interpretazione generica di quello che ci hanno sempre detto, lì ci dovrebbe essere terra bruciata, no? Evidente, perché mi sembra 22.000, hanno anche calcolato precisamente che per 22.400 anni un numero di questo tipo non ci si potrebbe più fare niente in un terreno, in una zona nella quale viene irradiata dalla radioattività, non ci dovrebbe essere nessuna forma vivente, e quindi questa ipotesi cade chiaramente in contraddizione con quello che poi, con la ricostruzione che c'è stata. Quindi di due l'una: o non è vero questa cosa, oppure a Hiroshima e Nagasaki non sono state sganciate due bombe nucleari. Di due l'una, no? Come si dice. Io sono tutte cose che vi dico anche per farvi un po' ragionare, no? Tanto per fare una delle mie esercitazioni mentali. Ma mi fermerei un attimo qui. Avete per caso domande? Marco, ti riattivo il microfono. Perdonami, ti ho dovuto bloccare perché c'erano dei rumori di fondo. No, ti ho mandato un messaggio perché ho visto che sia Fermi che Han hanno ricevuto il premio per la fissione nucleare. Sì, diciamo questo, per quell'analisi che possa aver capito io, ti ringrazio Erika, che il Fermi e il gruppo di lavoro ci sono arrivati per caso. Cioè non stavano veramente cercando questa cosa. Sì, questo te lo confermo. Bravo, quello almeno che ho appurato io da Wikipedia. Mentre loro ci sono arrivati da tedeschi. Noi ci siamo arrivati da italiani un po' così, a culo, scusatemi, con tutto il rispetto. Però i tedeschi dieci anni dopo c'è scritto, se guardi i messaggi che ti ho mandato... Sì, no, però non è 10 anni dopo, perché 10 anni dopo gli hanno dato il riconoscimento come premio Nobel. Gli esperimenti loro l'hanno fatto proprio nel 33-34. Ecco, infatti, siccome loro, crede, il gruppo di lavoro in Germania, guidato appunto da questi ricercatori, pensavano di essere molto avanti nella ricerca, e quando poi loro hanno saputo di Hiroshima, si sono meravigliati molto che invece gli americani li avessero superati e avessero poi messo a punto l'arma nucleare prima di loro. Sono stati molto meravigliati di questa cosa, perché loro pensavano di essere già molto avanti. In effetti lo erano, perché loro nel 33-34 erano già arrivati a questa cosa qui. Però il mondo occidentale, perché sotto il regime nazista
cioè il governo decise di chiudere i ponti con l'Occidente, lo sapete, se no ve lo dico io. E quindi non fu, tanto è vero, per queste ragioni Einstein, scritto nella trilogia, fu costretto a scappare, perché fu messo allo stretto da molti ricercatori tedeschi, e lui, trovandosi in difficoltà a difendere la sua teoria della relatività, pensò bene di andare in America. Tutto scritto nel libro. Infatti a un certo punto loro si sono dovuti spostare in Svezia con l'altra ricercatrice, con Strassmann. Quindi alla Svezia naturalmente poi sono stati favoriti, no? Poi per ottenere il Nobel, perché come sappiamo il Nobel viene lasciato dal governo, insomma, da un board. Però ci sono arrivati prima, ci sono arrivati in maniera cosciente, cioè gli anni in cui ci sono arrivati sono stati gli stessi. Però a livello ufficiale gli hanno potuto dare il Nobel nel 1944, quando poi è finita la guerra, perché l'avevano proposta anche l'anno prima, però il governo tedesco non aveva dato la possibilità di accettarlo. Nel momento in cui è finita la guerra, 1944-1945, è stato riconosciuto. E molte volte sono stati proposti per il Nobel, il gruppo di lavoro, però soltanto nel 1944 è stato riconosciuto. Va bene? Insomma, credo che grosso modo la ricostruzione sia questa qui. Poi ora, mese prima, mese dopo, non ha nessuna importanza. Avete altri commenti, altre domande da fare? Oggi abbiamo fatto una puntata anomala, però spero che vi sia piaciuta, perché vedete, leggendo un libro sull'oro si finisce poi per fare, per certi aspetti, una scoperta, o comunque almeno si scoprono cose comunque interessanti sulle quali meriterebbe lavorare. Altre domande? Sto pensando, sarà un caso, ma è sempre nel 33 che in America si fa l'oro. Scusami, Isabella. Puoi ripetere? Dicevo solo questo, stavo riflettendo sul fatto che sempre nel 33, se non sbaglio, Roosevelt in America ha fatto l'oro. Sì, brava, questo qui è anche questa, è una coincidenza. È una coincidenza fortuita, hai ragione. Pochi mesi dopo l'ho trattato, tanti anni fa, con l'Accademia della Libertà, questa circostanza la ripresento anche nel libro, in maniera molto sintetica, dopo la crisi del 29, l'America andò in bancarotta, praticamente, bancarotta causata da Wall Street, da banchieri di Wall Street, ovviamente, ad hoc, e in quel momento lì proposero al presidente precedente, che se non mi sbaglio era Taft, che comunque è uno Skull and Bones, di fare questa operazione, ma lui rifiutò, e questo ha spiegato tante volte gli stessi Smallitz. E allora dovettero aspettare Roosevelt per portare praticamente per fare questo decreto, fu una legge fatta così, 448, per confiscare tutto l'oro e rifinanziare la nuova società, perché anche gli Stati Uniti d'America sono una società, spiegata tutto nel libro. A un certo punto, voglio annoiarvi, la prima società fu costituita alla fine della guerra civile, perché entrambe le parti andarono in bancarotta. Quindi 36 imprenditori, di cui purtroppo non ho potuto trovare l'elenco dettagliato, ma c'è un libro famosissimo che è stato pubblicato, fecero garanzia alle banche e ricostituirono gli Stati Uniti d'America, che ufficialmente erano gli Stati Uniti per l'America, for Americans. Cambiarono il for in off e costituirono una nuova società, perché a livello giuridico è così che si fa: cambia una lettera, cambia un accento ed è una cosa completamente nuova. Però tutte queste belle cose noi non le sappiamo.
in parte sono trattate nella trilogia. Ecco, e quindi sì, giusto, fu rastrellato tutto l'oro, ma come ho ricordato anche nel report presente sul mio sito ambienteaperta.net, che invito tutti a leggere, eventualmente a rileggere, l'ho messo insieme con circa un anno di lavoro ed è disponibile gratuitamente, così come lo è la consulenza sull'oro. Spiego che non fu mica rastrellato l'oro nei cavò. Eh no, quello lì non è toccabile, perché soprattutto l'oro, ve lo do per certo, l'oro dei cavò in America all'epoca era già sotto trust, era già fondo fiduciario, era già costituito, quindi assolutamente non è stato possibile toccare quell'oro lì, perché l'oro non è che i miliardari, i milionari, tutte queste famiglie nobili, tutte queste multinazionali lo mettono lì con il rischio che poi li possa essere confiscato. Ma scordatevi, loro richiedono mille garanzie, e la garanzia più importante è quella che ti viene data dalla legge internazionale del trust. Altre domande? È l'unica azienda che mi dà garanzie in questo senso, è questa. Ci sono altre banche, no? Altre aziende che però mica ti dicono dove mettono l'oro. Mettono l'oro nella loro nel loro cavò. Capite che non è dal punto di vista giuridico la stessa cosa, perché non mica è protetto da trust. Qualsiasi cosa succede, trovano regolarità all'azienda, l'azienda va fuori business, io non so cosa succederà a quell'oro lì, però un punto interrogativo, qualche dubbio, ce l'ho, io preferisco metterlo al sicuro. Allora, abbiamo fatto una quarantina di minuti, 45, se non avete nessuna domanda, io mi fermerei qui. Sì, Andrea, non ti preoccupare, tanto poi dici che non ce la fa a seguirmi, tanto poi me la metto in rete, la potete ascoltare la registrazione. Ecco, è un momento in cui, così come vedete anche a livello generale, via, Walter Mank, come vedete oggi non c'è, è andato 2 settimane in vacanza, quindi prendetevi pure queste 2 settimane a rientro, sperando che l'oro abbia ancora un prezzo accettabile, soprattutto per coloro che traccheggiano, state attenti, perché il nuovo ordine mondiale, la grande opera, sta andando avanti, anche se a fatica, perché è molto più complesso creare la digitalizzazione rispetto a quello che pensavano. Va avanti, non è che si fermano adesso. No, vanno sicuramente avanti, come vi ho letto la volta scorsa, no? Quello che intendono fare, vi ho letto, lo ricordava Duilio prima, no? Schwab l'ha scritto nel 2016, quando ha scritto la quarta rivoluzione industriale, ha dettagliato esattamente tutto quello che vogliono fare, ma lo faranno, lo faranno nei paesi occidentali. Non lo faranno in altri paesi, immagino, come l'Africa, sarà l'ultimo, no, che trattano, perché tanto bene o male le risorse dell'Africa le controllano già. Quello che a loro interessa sono i soldi. A un certo livello, sotto, no, cima ce ne hanno quanti vogliono, non interessa niente. Però a livello sotto, l'operativo, poi come vedete, tutti questi attriti che ci sono, sopra i soldi, controllo del territorio e i soldi. Quindi, qui soldi i tanzaniani non ne hanno, o in Africa ce ne sono pochi, no? Gente abbastanza povera, e quindi vengono qui per rubare cosa? C'hanno già le risorse, controllo delle risorse, non interessa niente, venire qua a fare casino. Sono più soldi che devono spendere per ottenere che cosa? Mentre l'operazione importante è quella di farla in Occidente, perché in Occidente i soldi ce li hanno dati per fare delle cose. E per tanti aspetti abbiamo migliorato la qualità della vita, per carità di Dio. Ma loro pensano che siccome ce li hanno dati loro i soldi solo loro, e in qualsiasi momento le possono riprendere, incluso anche il nostro asset, perché il nostro asset, il nostro patrimonio, è stato creato grazie ai loro soldi, alle loro magie. E quindi, e per quale ragione ce lo devono lasciare?
loro hanno tutto il sacrosanto diritto di reclamarlo, l'hanno creato loro dal nulla. Io vi cerco di farvi capire come secondo me ragionano loro, perché non è che noi faremo un ragionamento di questo tipo, no? Allora, non voglio annoiarvi adesso, il progetto del piano B e piano C ovviamente va avanti con la realizzazione del residence, abbiamo finalmente ottenuto la licenza, diciamo così, per costruire, appena rientro, arrivano due clienti, appena rientro finisco con loro fra due settimane, inizieremo i lavori del muro di cinta della proprietà di Giacomo con la realizzazione di questo prototipo, chiamiamolo così. Di Eco Village, sapete che vuol dire, tipo Green Village, tenete presente che qua siamo in Africa, alcune cose potranno essere riciclabili, ecco, come il container che utilizziamo, no? Container, quelli di shipment, pensate, ci sono più di 20, mi sembra ricordare, 10 o 20 milioni di container usati, inutilizzati, che potrebbero essere utilizzati, no? E tanta gente senza tetto, potremmo almeno utilizzarli per loro. E quindi, già, con questo spirito qui, ho pensato di utilizzare uno di questi container da 20 piedi, quindi piccolino, però sarà fatto in maniera tale che poi il container ovviamente non sarà nemmeno riconoscibile, perché ci sarà il tetto, ci saranno tante modifiche compatibilmente coi costi. E quindi, se uno vuol fare anche un investimento medio basso per avere un punto di riferimento, no? Una via di fuga, può fare un minimo investimento che non dovrebbe superare 30.000 dollari, quindi meno di 30.000 euro, comprare un piccolo lotto, venire qua a fare la residenza e in qualsiasi momento può lasciare l'Italia sicuro e avere un alloggio senza nessun tipo di problema. Lo fanno già in molti, lo fanno nei residence, quelli grandi, come a Fumba, chi è venuto può fare anche un po' di ricerca, però lì si parte da cifre che vanno dai 150 a 180 mila euro, perché dollari, perché questi furbacchioni hanno fatto le case, qui siamo a Zanzibar, c'è una comunità musulmana, hanno fatto le case per i ricconi americani e per le ricche famiglie arabe che hanno bisogno di 4-5 stanze, ma noi non siamo ricchi come gli americani, né come gli arabi, no? E poi propongono queste cose a livello internazionale. Io sono andato a parlare con i manager e ho detto: guardate, ma perché non fate dei monolocali, dei piccoli, delle piccole abitazioni con una o due camere, anche uno studio, e poi me li date a me, perché ve li vendo tutti, però sicuramente l'italiano, anche l'europeo, anche lo stesso asiatico ha bisogno di un punto di riferimento con un investimento decente e non ha bisogno di un grande investimento, anche perché questi soldi non ci sono. E allora mi ha guardato un po' così e dice: sì, è vero, anche noi abbiamo delle prove. Nella pratica, vede, quando si parla di marketing, di queste cose qui, queste aziende qui non hanno la minima idea di che cos'è il marketing, di cosa richiede effettivamente il mercato. Creano queste grandi città che sono evidentemente delle città internazionali dove tutti dovrebbero andare a investire, però poi non hanno il prodotto che serve, perché il mio cliente, io non ce lo posso portare, perché il mio cliente non ha un budget da 150 a 200 mila dollari, no? Quindi quello che sto realizzando io cerca di colmare questa lacuna di mercato. Ovviamente man mano che andiamo avanti col progetto, saranno, cioè, quando è finito, insomma, il rendering, insomma, tutto il disegno, eccetera, anche con le informazioni economiche, per quello che riguarda l'investimento dovrete contattarmi me direttamente, personalmente, perché sono informazioni ovviamente riservate, però vi posso dire che i prezzi saranno molto contenuti. Sto portando avanti anche un progetto più grande, per un terreno molto più grande, prematuro non posso dire niente. Se va avanti quel progetto lì, potremo fare una ventina, probabilmente una ventina, 30 lotti, con lo stesso concetto,
e faremo una piccola comunità, diciamo, internazionale, italiana internazionale, e non c'è niente di su quel modello lì, né a Zanzibar in questo momento, né in Tanzania. Ecco, mi fermo qui, poi il mercoledì, negli appuntamenti del mercoledì, ecco, naturalmente parlerò di queste cose. Quindi, primo investimento da fare per chi ha bisogno di, vuole diversificare per soldi investiti in fondi di investimento oppure in banca, giacenti in banca che sono lì, non fanno niente, è nell'oro. Secondo investimento è nelle terre. Nelle terre io ho diversi terreni da vendere, il prezzo è ancora buono, come ho detto tante volte. Io ho capito adesso per bene tutta la procedura e c'è da lavorarci un po', purtroppo, però si trovano terre in cui c'è certezza della proprietà, diciamo così. Nessuna domanda? Buongiorno, sono Papasti. Buongiorno. Buongiorno. Ascolta, per contattarti tramite Telegram, cioè... Sì, mi puoi contattare tramite Telegram oppure anche tramite WhatsApp. Te non lo usi WhatsApp? Sì, sì, WhatsApp, sì, sì. Sì, ah, sì, va sì. Bene. Allora, okay. Se vuoi ci possiamo sentire più tardi, io ti mando il numero e poi mi chiami, insomma, se non ce l'hai ancora, ecco. Va bene. Ok, grazie. Non problemi. Sì, sì, oggi fine settimana sono qua. Poi da martedì sono occupato, mercoledì arriva un'altra amica, venerdì vedremo, andrà tutto bene, andiamo a Zanzibar, dove loro rimangono, insomma un'amica rimane ancora 3 giorni, poi rientra, sta seguendo in questo momento, l'altra non ci sta seguendo, addirittura vuole rimanere, ha creato un po' di stress, perché dice no, vengo, rimango, vuole rimanere, quindi mi dovrò seguirla almeno per un certo periodo, però poi... sono disponibile. Ho ancora una settimana libera per chi eventualmente così ritardatari, in agosto, anche se io sconsiglio di venire in agosto contro il mio interesse, perché i prezzi sono allucinanti, anche se io riuscirò a sistemarvi a un prezzo molto basso, ho una doppia possibilità adesso a Zanzibar, però i prezzi dei biglietti sono quelli che sono, quindi se uno vuol venire in agosto o poi a settembre sono occupato la prima settimana, ho libera la prima settimana, io prenderò di qui alla fine dell'anno un cliente e basta, sono già occupato a settembre, quindi ne prendo uno eventualmente ad agosto, uno a ottobre, uno a novembre e uno a dicembre, perché mi stanno partendo 2 o 3 progetti e non voglio mettere troppa carne al fuoco. Chiusa parentesi, perché di questo parlerò eventualmente mercoledì. Altre domande? Io ipotizzerei, purtroppo io ho dovuto rimandare tutti i miei progetti perché la ristrutturazione qui di casa è andata per le lunghe, purtroppo ancora i lavori in corso e quindi non sono in grado di pianificare per il momento, ma mi chiedevo se si trattasse di affittare, che ne so, per 6 mesi una casa con una stanza in più e eventualmente anche far venire altre persone interessate, secondo te si può fare? Io sia per i miei figli che potrebbero magari raggiungermi o cosa per valutare la situazione, sia per altri amici che magari sono curiosi. Quindi essendo io in pensione potrei fermarmi lì qualche mese, 3, 5, 6 mesi e nel frattempo anche sia vedere se può essere ipotizzabile per me un trasferimento definitivo, ma sia anche ospitare altre persone. Ecco. Secondo te si può pensare di affittare una casa per 5 o 6 mesi senza spendere un patrimonio? Ecco. Non tanto grande, allora, io ho meno esigenze degli arabi. Ti posso dare delle indicazioni, c'è per esempio una casa a disposizione comunque sempre abbastanza grande, come vi ho detto, perché se non erro ha 3 o 4 camere e in ogni camera c'è il bagno, immaginate te, casa di lusso, che non costa nemmeno tanto, che è vicino all'aeroporto e che sarebbe, tra virgolette, se ancora disponibile
già assegnata a degli altri amici che sono già venuti qua, però sono in ritardo. Ma per farti un esempio, ed Siesta si dovrebbe prendere intorno ai 700 euro al mese, 650-700 euro. Ricordatevi che però qua è tutto in dollari, quindi loro chiedono 800, magari 700-750, si faccia la trattativa, è una casa lì già da un po', dovrei riuscire a spuntarla. Ti dico, questa dovrebbe essere già presa, però per farti un'idea, i contratti sono appunto di 6 mesi. Si può eccezionalmente fare un contratto di 3 mesi, però in quel caso bisogna andare già su una casa arredata, capito? Che diventa casa arredata. La casa arredata costa un po' di più, quindi devi considerare circa $1000 al mese se vuoi una casa, che poi naturalmente ti puoi suddividere se vengono delle persone. I contratti quelli li fanno di 6 mesi. Eccezionalmente io adesso ho certi rapporti, magari... Se propongo 3 mesi me l'accettano, no? Capito? Si può fare 3 mesi più 3 mesi, e se dopo 3 mesi volete andare via, andate via, però 3 mesi è la cosa, diciamo, per quello che riguarda le case, proprio case o anche appartamenti, qui fanno contratti di 6 mesi. Se invece noi si riesce a sviluppare anche questo primo progetto, che includerà poi, quando è finito, almeno 3 unità. Una sarà ovviamente del proprietario, però le altre 2 potrebbero essere a disposizione per affitti temporanei, capisci? Se una non è sufficiente, ne affittate tutte e 2. C'è o comunque sono comunque 4 posti letto, volendo possono essere anche 5, si mette un altro lettino. Quindi sono 6, in teoria tanto è una vacanza comunque provvisoria, con una cifra giusta, diciamo non avete vincoli di contratti particolari, se non quello stipulato tra noi, no? Che è una cosa molto più semplice, e è tutto molto più semplice. Lo spirito col quale vorrei fare questa cosa è anche per sopperire a questa carenza, cioè qui non si trovano case piccoline o appartamenti piccolini da affittare per un breve periodo. Non esiste questa cosa. Vai nel resort, in un hotel o da amici. Non c'è questa possibilità. È per questo che sono venuto fuori con questa idea, no? Per cercare di risolvere questo problema. Molto interessante. Ok, grazie. Grazie a te, Isabella. Altre domande? Posso dirvi che l'ho già pubblicato e l'ho già detto, adesso posso, tra virgolette, garantire la residenza a coloro che hanno più di 50 anni, ovviamente a condizioni economiche leggermente diverse, in 3 giorni. Non c'è nessun paese al mondo, credo, dove andate, arrivate, prendete la residenza, in 3 giorni ritornate a casa con la residenza in tasca per 2 anni. Io per Dio, e fa questo in un paese africano, guardate, è un mezzo miracolo, però per il momento regge. E non chiedono niente, praticamente non vi chiedo niente, perché garantisco io per voi, mi mandate uno statement con un po' di soldi in banca, tutto il resto garantisco io. Solo per questo dovrei chiedervi forse 1000 euro, ma lasciamo perdere, me la cavate con molto meno. Chi è venuto sa. Va bene, allora se non ci sono altre domande, io chiuderei qua oggi. Va bene, via. Allora io auguro un buon fine settimana a tutti e a tutte voi, e ricordo che l'appuntamento sul piano B e piano C è il mercoledì alle 19, e come al solito quello per consulenza oro e metalli preziosi è il sabato alle 9. Buon fine settimana a tutti, grazie, ciao. Grazie, ciao. Buon fine settimana. Ciao. Ciao, ciao.